Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati sul canale YouTube di Prime Video Sport. Dai, giù, dai. Ma cosa sta succedendo? No, 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 Massimo, guarda, qui non sono camoranesi, no. Qua dobbiamo fare l'episodio. No, 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 di a ruota libera. No, non ti fidi? No, 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 no. Vabbè. No, no, a ruota libera. Partiamo. Ciao ragazzi, qua ZV, bentornati con a ruota libera. Sul canale YouTube di Prime Video Sport. Ragazzi, la qualità si alza sempre di più, perché quest'oggi non solo si alza a livello tecnico, ma anche a livello numerico, perché siamo in tre. In primis do il benvenuto ai G-Kickers, Alessio e Angelo. Ciao ragazzi, grazie. Come state ragazzi? Benissimo, è un onore essere qua oggi. Io vi voglio dare un indizio, perché l'ospite di oggi è veramente un qualcosa di clamoroso. In primis, campione del mondo 2006. Più di 250 presenze in Serie A, Champions League vinta, scudetto vinto, terzino destro a occorrenza anche difensore centrale. Ce l'avete presente? Io sì. Chi è? Massimo Oddo. E quindi diamo il benvenuto a Massimo Oddo. Ciao ragazzi, ciao Anto, ciao, 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 ciao. A scaldare, vi lascio ti conviene, dopo che ha visto il livello va subito a scaldarsi il portiere. Com'è? Che onore. Sei caldo? Angelo, spero di sì. Campione del mondo. E infatti per me ho vinto tutto. Per me è solo un onore. Conosci un po' come funziona ruota libera? Sì, ho seguito Hai visto Ambro? Sicuramente sì. Ragazzi, io vi ricordo che il format è in esclusiva sul canale YouTube di Prime Video Sport. Iscrivetevi, lasciate un bel mi piace e chi dei due gira per primo la ruota? Lui, il più giovane. Il più giovane. Di solito è il contrario, che il giovane lascia, però se me lo dice lui. L'onore, però va bene, Angelo. Va bene, va bene. Vado io, vado Grande io. Grande responsabilità, eh. Speriamo, speriamo. Allora, quindi Angelo, sei pronto? Prontissimo. E allora giriamo la ruota. Vai. Indovina chi? Subito una bella sfida. Benvenuti ad Indovina chi, prima challenge sbloccata. Allora, vi starete vedendo un pochino attorno e ci sono tre bidoncini, ci saranno sei quiz, sei domande e appunto dovrete riuscire a indovinare il calciatore in questione. Le porticine o comunque i bidoni possono essere soltanto d'aiuto. A turno proverete a colpire l'interno del bidone. Ogni volta che il bidone viene colpito riceverete un indizio, quindi massimo tre indizi. Però la cosa importante è che ragazzi, se non doveste riuscire a far centro al primo colpo, non potrete sbloccare gli ulteriori indizi, quindi avete tre tiri, ok? Ok. Chi parte? Prima sono partito io. Quale? Parte Massimo? Vai. Prego. Si comincia. Massimo Oddo. Beh, questo è facile. Primo indizio ce l'hai, eh? Vuoi che te lo dico subito? Vediamo, se riesci a indovinare il primo indizio. Vai. Sei clamoroso. Proviamo. Attaccante. vabbè, io ti ho dato. Vado al secondo. Secondo tentativo, bisogna colpire questo qua intermedio. Palo clamoroso. Palissimo. E allora Massimo ha il terzo tentativo per sbloccare il secondo indizio. Ce l'abbiamo, vai. Ce l'abbiamo, questo è perfetto, è precisissimo. Allora, prima ti ho detto attaccante, sì. Secondo indizio, tedesco. Attaccante tedesco. Klose. È lui, Miroslav Klose. Ho detto lui perché solo perché ci ho giocato insieme. Esatto, ma infatti qua a Prime Video siamo bravi, sì. Siamo bravi. Ti vogliamo aiutare col primo tentativo e uno su uno. Ange. Ecco. Allora Massimo comunque il suo punto l'ha preso, quindi la pressione già era tanta, posso immaginarlo sfidare un campione del mondo, sì, sì, sì. Adesso sarà ancora di più. Siamo pronti? Pronto, dai. Hai visto come funziona, pronto. Eh? Sì, sì, sì. Vediamo. Ci siamo. Posso andare? Prego, prego, vediamo. Questo qua è importante, perché ti riesce a dare il primo indizio, okay. E soprattutto vai. Ti dà tanta... ti fa, fiducia. Soprattutto ti dà una bella iniezione di fiducia. Esatto. Lo vuoi subito? Ma sì, dai. È centrocampista. Sì. Prima era attaccante, ma è centrocampista. Ti tolgo il bidoncino. Grazie. Palo! Terza possibilità. Vai. E questo ce l'abbiamo. Centrocampista, soprannominato il mago. Luis Alberto. Questo era facile. Dai, questo sì, era facile, 1-1. Esatto. Palla al centro, quindi, raga. Questo qua, dai. Questo qua è facilissimo. Ce l'abbiamo, preciso. Ti do subito il primo indizio. Vai. Perché secondo me tu ci potresti arrivare. Dimmi. Nato a Pesaro. Ambrosini. E allora, al primo indizio. Questo qua dovrebbe valere più di uno, regia. Grandissimo. 2-1. Vai. Oh, spreca il tiro così. Non è vero. Spreca il tiro così. Ragazzi, attenzione.
Ok. Vabbè, dai, ci siamo. Non potevo sbagliare anche il secondo. L'indizio. A te capitano sempre gli indizi. Difensore. Beh, buono, dai. Oh. La pressione. Che accompagna Angelo al suo secondo indizio. Vai. Era soprannominato Tempesta Perfetta. Occhio, perché secondo me qualcuno lì lo sa. Non ce l'ho. Sorride. Devo rispondere? Vediamo, hai 3 secondi. Lascio la parola. Tempesta Perfetta Sandro Nesta. Ole! Ce l'abbiamo, 3-1. Dai, mangio, mi sei caduto su Nesta. Ragazzi, scusate. Questo è il primo match point. Rischia qui. Col rischio, palo gol, palo sì. gol. Rischio infarto. Alto 1,93 m. Puoi anche non rispondere, eh? Hai 2 tempi, 2 tiri. Però secondo me già ce l'hai. 1,93. 1,93. Ci sta pensando. Abbiati? No, non è abbiati. Bello! E qui attenzione perché potrebbe esserci il primo 3 su 3, eh? Facciamo prima l'indizio. Più di 300 gol in carriera. Io vorrei prima sbloccare il 3 su 3, dai. Facci questo regalo, Massimo. Io ce l'ho però già. Lo so che già ce l'hai, però facci questo regalo. Vabbè, proviamo. E allora! Non ci credo! Non ci credo! Ancora lui! Alto 1,93. Luca Toni. Più di 300 gol in carriera. Primo italiano a vincere la Scarpa d'Oro è proprio Luca Toni. Complimenti. Grazie. Grandissimo, Massimo. Mamma mia, ragazzi, questo è clamoroso, eh. Esatto, è proprio un campione. Ti ho detto, è più facile se vedi la porta. Comunque ragazzi, primo punto aggiudicato da Massimo Oddo. E adesso torniamo a girare la nostra ruota. Abbiamo il primo punto portato a casa. Adesso chi tocca girare? A me. A te Massimo, vuoi subito una sfida con cui portarti a casa il secondo punto? È per forza. È per forza. Vai, giriamo. Quiz calcistico. Non si corre. Non si corre. Bene. Ma vediamo. Ragazzi, che bello essere qua. Seduti con una bella partita di foot volley tra Angelo e Massimo Odd. Sapete come funziona? Avete 3 tocchi, non potete far cadere il pallone, quindi non c'è rimbalzo, eh. Vogliamo andare subito a vedere la sfida. Quando vuoi, Massimo? Vai. Vediamo. Oh, ah! Non è un giocatore, okay. Raffinato. L'ho stoppata. L'ha stoppata, quindi ragazzi, il primo indizio. Mi alzo subito. In occasione della vittoria dello scudetto con il Milan nel 2011, in quale altro sport si è cimentato Massimo Oddo? A. Salto a ostacoli. B. 400 metri. C. Salto in lungo. D. 100 metri. La sai? Io sì, ma scusa, mi fai una domanda che ho fatto io. 400 metri. Come mai 400 metri? Ce lo devi spiegare. Diciamo che mi avevano messo lo shampoo in testa, non so, tutti i capelli con la schiuma, erano entrate bottiglie, avevamo appena vinto lo scudetto, quindi eravamo anche abbastanza alticci in campo e partita questa. Ero scalzo. E mi sembra che proprio Nesta mi disse: se fai 400 in meno di un minuto, vinci la scommessa. Va bene. Sei riuscito? Sì. 58. Ragazzi. Grandissimo. E abbiamo anche il primo punto. Occhio perché si arriva a 3. Questa volta andai a stopparla, eh. Capisco non la pressione. Non mi stanno mettendo pressione. Capisco la pressione, però si ritorna. Aia. Oh. Aia. Destro, sinistro. E qui, ragazzi, è una sfida veramente carica. Seconda domanda. Durante il mondiale 2006, Lippi chiese a Oddo se se la sentisse di fare cosa? A. Di calciare un rigore in finale. B. Di tagliargli i capelli. C. Di partire titolare. D. Di accompagnarlo in conferenza stampa. Tagliargli i capelli. Forse non hanno sentito gli amici da casa. Di tagliare i capelli. Sì. E qui voglio sapere perché. Cioè, tu hai questa cosa di tagliare i capelli. Noi eravamo in ritiro in questo posto sperduto a Duisburg, in questo hotel ovviamente riservato solo per noi, non potevamo uscire, non potevamo fare nulla. Io usavo ogni tanto sistemarmi i capelli da solo e un giorno passò, mi ricordo, Gattuso e mi disse: ah, dammi una aggiustata pure a me. Gli diedi questa aggiustata, gli feci bene i capelli e dopo da lì un sacco di persone per arrivare fino a Camoranesi, che è stato l'ultimo in campo. Ma quindi anche il mister Lippi? No, lì è stato un gioco, nel senso che si era sparsa questa voce e lui un giorno mi disse: Massi, te la senti? No, perché sai, c'ho questi ricciolini qua che mi vengono fuori. Io pensavo che volesse far giocare. 2-0. Il match point per vincere anche questa sfida. Ange,
No pressure, eh? No pressure. Vado. Vai! Ah, adesso si va, tutte e due di prima, destro, sinistro, però per Massimo. Va di prima, Ange. Stop di petto, e poi collo. Sinistro, che va in rete, ma purtroppo non è questo il gioco. Perché lui quindi vede la porta. Esatto, bravo. Andiamo a fare una bella domanda per Massimo, questa volta un po' più difficile. Chi decise la sfida di Supercoppa Europea contro il Manchester United? Nedved, Salas, Vieri o Inzaghi? Salas. E allora ragazzi, abbiamo il vincitore! Incredibile! Secondo punto portato a casa. Punteggio di 2-0, Massimo Oddo scatenato, però adesso tocca ad Angelo girare. Prego, vieni qua. Vieni qua. Mancano due challenge, vediamo cosa ci esce. Precisione! Ci siamo ragazzi! Terza sfida, andiamo ancora dai nostri amati bidoncini. Precisione. Questa è la mia sfida preferita dopo il bruco, che non vi è capitata. Allora, ci sono ancora i nostri bidoncini, sono 5 bidoncini, avete 10 tiri a testa, facciamo tipo lotteria, quindi un tiro a testa. Chi mette più volte la palla dentro il bidoncino? Andiamo! Vado io. Parte Massimo. Cerca il così vale, ha fatto la barba al bidoncino. Primo tiro anche per Angelo, che deve riscattarsi. Dai, credo nella mia rivincita. Dai, vogliamo il riscatto. Prova come al mare e No! Sarebbe stato clamoroso, Così sarebbe stato clamoroso. Sì. Ancora di 0-0. Punteggio! Va con lo schiavettino proprio secco. Va a cercare, bello! Tanta sfortuna, ho detto, ragazzi, serve anche la fortuna in queste occasioni. Terzo giro, va a cercare. L'ho vista mamma dentro, mia, ragazzi. L'ho vista dentro. Ancora 0-0, sblocchiamo la challenge. Il lancio un po' troppo lungo. Mi devo mettere più qua. Un po' meno. Occhio. Clamoroso. Come fai sempre? Tipo che passano qua in sai mezzo. Cosa? Ti devi mettere dietro al bidone. Allora, mi metto qua, dai. Dopo dimmi dove mi devo mettere, mi metto. Quinta manche. Massimo la alza, campanile. Che non scende abbastanza. Questa è un po' sbilenca. Palo, non è gol. Però mi è piaciuto questo modo così alla girella, a chiudere. Però vi state avvicinando tantissimo! Non va, ma di poco. Sesto giro. Vediamo come ribatte Ange. Passate in mezzo. Allora, settimo giro. Porca trota. A proposito di bassine. Occhio! Non ci credo. Incredibile! Non ci credo. Peccato. Ma è lungo, lunghissimo, larghissimo. Oh! Mi è arrivata, giustamente. Sì. Però sì. Mi metto qui la prossima volta. Entro dentro. È bravo, Ragazzi, avete gli ultimi due tiri a testa. Massimo. Peccato! Lo sta studiando bene, con attenzione. Va a cercare quello più lungo. Non va. Ultimo giro. Attenzione. Massimo Oddo, cosa si inventa? Tira fuori il coniglio dal cilindro. Me ne andavo via. Ange, devi provare almeno in qualche modo. No, non vale così. Ti inventi anche te una skill adesso. È l'ultimo tiro, sennò finisce X. Vogliamo la rabona, dai. Ma no, i raboni mi... La rabona vogliamo. Mi rompo l'alluce. Dai. No, aspetta, faccio... Attenzione, Oh! No! Proprio uno extra? Dai. Proprio l'ultimo? Siamo d'accordo. Vai. Strano però. L'ultimo extra. Oh! Non va, ma di poco. Angelo, dei G-Kickers. È pronto. Se la alza, prende la mira. Va direttamente. Colpisci, ma non basta. Ma va. No, volevo l'assist. X, raga, X. Va bene. Diciamo che questa non è precisione. Siamo giunti alla fine. L'ultima sfida, l'ultima spinnata. Punteggio di 3-1 per Massimo Oddo, che avrà l'onore e il dovere di girare l'ultima volta la nostra magica ruota. Vai! Ragazzi, è qualcosa di clamoroso perché c'è la challenge misteriosa e ve la inoltro subito, però
Ho bisogno di un amico. Alessio. Ciao Ale. Che ci ha aspettato per tutta la challenge lì a prendere un bel caffè. Si è riscaldato. Si è riscaldato. Perché cosa si andrà a fare in questa challenge? La challenge misteriosa? I rigori. Come le migliori sfide si decidono ai calci di rigore. Andiamo. Comunque, io ho una sorpresa. Cioè, io e i ragazzi di Prime Video Sport abbiamo una sorpresina per te. Perché un tuo amico, che anche qua su Prime conosciamo molto bene, ti ha mandato questo video. Ma sì, per piacere, stai fermo. Tu adesso puoi allenare, se non alleni, vieni in trasmissione con noi, stai tranquillo, ma non calciare dei rigori che non eri neanche capace quando giocavi. No dai, quando giocavi eri capace. Ma adesso, per piacere, no. Questo è soprattutto il nostro Luca Toni che incita Massimo Oddo, però lo salutiamo. È un motivatore, è sempre stato un motivatore. E noi anzi sai cosa diciamo? Noi ti aspettiamo qui a farla, sì. Perché è facile parlare, vero? Sì, qua sì. È alla 100 tiri ti vogliamo. E vediamo Luca Toni. Pronostico, secondo te quello di precisione, Luca come se la cava? Mamma, è malissimo. Lui tutto fisico e forza. Il resto. Quindi questa è la tua risposta al dissing? Vedeva la porta, quello sì. La tua risposta al dissing di Luca Toni è questa? Sì, assolutamente sì. Vieni a farla. Poca qualità. Vieni a farla. A parte gli scherzi, un grosso saluto a Luca Toni. Veramente lo aspettiamo qua. Ciao Luca. La mia cartellina da presentatore si è trasformata in questa box. Perché non saranno rigori normali, Praticamente ci saranno 5 rigori a testa, ma prima di andare a calciare il penalty, il tiratore verrà con me, estrarrà un bigliettino e questo bigliettino gli dirà come calciare. Allora, chi inizia? Non importa, tu io. Inizia andare in porta. Allora, vieni con me, Ange. Vieni con me. Vediamo, non dirlo, non parlo. Vada. Sì, sì. Guardiamolo, poi lo facciamo vedere lì. No. Sì, vabbè. Cominciamo bene, dai. Mi fa ridere questa cosa, però... A me fa piangere. Ci ha dato la benda. Io prima ho avuto la mantellina da Massimo Oddo, quindi siamo lì, dai. Bendami. Ti beccherai questa bendina da supereroe. Eccola! Il rigorista mascherato. Ah, quando si dice no look, in tutti i sensi. Ti becchi la palla, segni. Allora, guarda, vieni. Questa qua, palla da mantellino. Ok, qua sei sul dischetto. La porta qui. La porta è... E di là, un po' più a destra. Lì, qua. Dov'è la porta almeno? È dritto, è dritto. Anche io che indico, è dritto. Se becca la palla segna. Attenzione, il primo penalty di Angelo G. Kickers. Vado? Quando vuoi. No! L'ho messa? Spiazzato il portiere! Col primo rigore bendato! Allora Massimo, hai visto come funziona per me la challenge? Mi sarebbe piaciuto bendarti, però è riuscita ad Angelo. Allora prego, l'urna di Mion della Champions League. Ne hai presi uno. Lo possiamo dire anche questo. Perché è bendato. Anche lui. L'ho detto prima, raga, non è fatto apposta. Sta focalizzando. Cioè, ragazzi, questo è una masterclass di Massimo Oddo, Un passo? Un passo. Un passo solo. Certo. E allora... Questo è per la mantellina di prima. Vai. No, però io... Cioè, possiamo per favore inquadrarlo, perché quando mi ricapita di vedere Massimo Oddo così, mascherato, per favore. Incredibile. Allora, al mio fischio. Mi viene troppo da ridere. Occhio. Oh! Com'è? Incredibile! Com'era? Bellissimo! Allora, mescoliamo, perché la benda porta troppa fortuna. Dai. Voglio vedere una challenge un po' diversa. Seconda manche. Ho paura di aprire. Vediamo, Qua ti va... Beh, a parte che si può dire anche questo, in realtà. No, al portiere no. Ah, va bene, ok. La challenge è questa. Ok. Attenzione! Oh. Vai. Dove? Esco? Rincorsa lunga. Ok, penso che possa bastare. Occhio, va piano. Che è? Benissimo. Vediamo se... No! In realtà non era il cucchiaio, raga. Era rincorsa lunga. Quindi questo l'ha aggiunto, questo l'ha fatto lui, Prenditela con lui, non prendetela con me. 2-1. Bentornato.
signor Massimo Oddo. Allora, abbiamo qua i nostri bigliettini, vediamo. Ah, vabbè. Quando vuoi, per il pareggio. Occhio. Massimo Oddo, col saltino, ma è perfetto sto rigore. Due pari. Terza manche. Angelo. Vai. Tu provi, cioè, tu provi, però lui poi... Ragazzi, c'è niente da fare. Vai. Paratona! Arriva la prima parata! Mai fare lo scavetto, ce l'avevi qui. Il portiere si vendica. Dillo, dillo Ale, ce l'avevi qui. L'ha fatto apposta. Rincorsa breve, il primo rigore sbagliato. Vediamo cosa ci esce. Primo match point. Aia. Questa non so se sia tanto da Massimo, però è molto interessante. Oh! Basta, oh! No! È troppo, è troppo vicina la porta. Vado via, vado via io. È troppo vicina la porta. No! Spiazza il portiere, ma la palla si impenne, quindi da, opportunità sprecata. Comunque un altro cucchiaio l'ha preso, eh? Aveva preso un altro cucchiaio. Sì, sì. Questo scotta un po' di più. Attenzione. No. Chiude bene la palla. Incredibile! Parata, quella grandissima parata di sinistro. Ale capisce tutto. E ancora una volta la faccia della delusione sul volto di Angelo, che se ne va via, sconsolato. Maledizione dello scavetto questa. Hai l'ennesima occasione. Vediamo cosa esce. Ah! Questo è un po' tuo, eh? Questo è un po' tuo. Ma sì, più o meno. Più o meno. Dai presi dal centrocampo. Parte. Massimo Oddo. No! Quinta manche. Vai Ange. Vediamo cosa esce. L'ultimo tentativo di provare a ribaltarla. La mia ultima chance. Esatto. E parola! Miracolo di Ale, che dopo il cucchiaio ha detto qua basta, non entra più non nulla. È vero. Rincorsa breve sprecata. Basta. Tranquillo. No, tranquillo. Posso dire di, va bene. Di prendere gli scalpini, attaccarli al chiodo della mia cameretta. Vi saluto. Puoi dire invece di aver perso contro Massimo Oddo. È stato un onore. Però vediamo se vuoi concludere in bellezza. Ti potresti portare sul 5-1. Proviamo. Vediamo. Andiamo. Grazie Ange. Grazie a voi. Vediamo cosa esce. Ok. L'ultimo tiro di a ruota libera. G-Kickers contro Massimo Oddo. Parte! No. Massimo Oddo! Rincorsa breve più cucchiaio. Ho calcolato la distanza bene. E abbiamo il vincitore della challenge di oggi. Punteggio di 5-1. Ragazzi, io vorrei fare però un applauso sia ai G-Kickers che a Massimo Oddo per questa bellissima seconda puntata di A Ruota Libera. Ricordo, in esclusiva sui canali di Prime Video Sport. Quindi ragazzi, iscrivetevi. Massimo, complimenti per la vittoria. Grazie. 5-1, la vittoria schiacciata. Ha dimostrato di essere un campione. Esatto, ma in realtà non posso fare altro che inchinarmi. Esatto. Clamoroso, clamoroso Massimo Oddo, tra l'altro il cucchiaio finale, Ale. Però qua non dici. Vado via a testa bassa. Perché i portieri sono tutti permalosi. Sì, sì, troppo. Soprattutto sui pallonetti. E possiamo concludere l'episodio di oggi in bellezza. Cioè, ragazzi, che bel episodio. Bellissimo. Bellissimo. Assolutamente. Io vi ringrazio. Grazie Massimo. Grazie a voi. Veramente grazie a voi. Grazie ragazzi. Grazie a voi. Ciao. Grazie Anto. Ragazzi. Grazie Anto. Grandissimi. Seguite Prime Video Sport, iscrivetevi al canale, seguite Massimo Oddo e i G-Kickers. Ci vediamo al prossimo episodio di A Ruota Libera. Solo qui sui canali di Prime Video Sport. Ciao a tutti. Ciao.